Allora, abbiamo terminato il bucolico ritrovo, inseguiti e perseguitati dai tacchini, dai folli tacchini. E adesso ci tocca cattive acque. Cattive acque mi fa pensare in cui la notte è luminosa come il giorno e noi esploriamo. E mi fa pensare. Tipo nel primo capitolo, il primo gioco, Laguna, Moscerini, Acquitrini vari, queste cose qua. Spero di no. E invece ci assomiglia. Sempre bella la vegetazione in questo gioco. Mi piace molto. Ok, vediamo se in questo livello, in questo quadro, scopriamo qualche dettaglio in più nella storia. Per il momento, quello che sappiamo è che ci sono due bambini che scappano. Stop. Tutto qua. Eccoli qua. Però non sembrano un maschio e una femmina come. La lucina viene vista. Ok, sono proprio inseguiti. Allora, questi sono di quei momenti in cui si devono mettere entrambi. Che sono questi cosi? Si devono mettere entrambi su un coso luminoso. E allora. Queste cose non le ho mai visti. Forse uno alza l'altro. Cavolo. Oh. Scivola. Ma è scivoloso. Ah. Allora ci sdoppiamo. E facciamo. Tipo così. E che cambia? Scivola lo stesso. Lo avvolgo tipo pacco regalo. No, non so cosa sto facendo. Aspetta. Mi sono ingarbugliato. Bene. Ok. Quindi. Ok, ci sono. Ci sono. Allora. Perfetto, ed è uno. E l'altro. E con l'altro come ci salgo? E con l'altro come ci salgo? Iniziamo subito con un enigma di quelli. Cioè, se io potessi far passare il filo da sopra. Allora, vediamo una cosa. Con questo messo tipo qua. Fermo qui. Con
con l'altro vediamo se posso. Non ci arriva lo stesso. Vediamo così. No. Allora, posso riutilizzare lo stesso trucco per saltare prima a sinistra. Prima a sinistra. Allora, scambio. Quindi tu alzi e io invece di andare a destra vado prima a sinistra. Oh, ce l'ho fatta. E adesso con l'altro vado a destra. Però si è abbassato. Si è abbassato. Mamma mia, che casino questo! Enigma. Ok. Perfetto. Anf. Sta diventando complesso. Ma ce l'abbiamo fatta. Chissà come se li pensano i programmatori tutti questi enigmi diversi. Cioè, non penso sia facile. Questo mi sembra cosa da tirare. Allora, qua sicuramente quel mattoncino me lo dovrò portare su, vediamo perché. Ci sarà qualcosa. Mi sa che mi serve per rompere questa cosa. Perché non ci arrivo così? No, ok. Quindi, nodo. Nodo. Non mi aiutare, mi raccomando. Ti ho in testa, te lo tiro. Aspetta, cosa ci ho ottenuto? Ah, ok, va bene. Quindi. Nodo. No, aspetto. Che succede? No, in realtà. Che mi serve il nodo lì? Cioè, vado pure io. Li posso unire? Ok, si sono uniti? Sì. Va su.
E ora si sale alla Mega Man. Questo doppio salto credo sia stato inventato in Mega Man 2 o 3, forse. No, forse ancora prima, nel primo Ninja Gaiden. Bah, comunque. Ah, mi sono ricordato che se cado da distanze troppo alte forse muore. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, per ora, a parte il primo enigma, tutto liscio. Lì c'è un coso da pigliare, una lucina. Però di qua è chiuso. Non c'è una strada dentro. Ah, sì. Preso. Non c'è altro. Magari c'era un segreto nel segreto. Devo farlo cadere, giusto? Sì. Quindi mi serve per non far salire questo. E di qua? Non c'è altro. Ah no, 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 lo devo lasciare. Ah, e devo pure tenergli un pupino, mi sa. Che lo. Ma ce la fa a tenerlo? Ok, però non ci arriva. Non ci arriva lo stesso. No, allora, questo fermo indica che io questo mattone lo devo salire. Fin là. Ah, ok. Aspetta che quello è rimasto là sotto un minuto. Ah, ok. Sì, lo so, sto andando da un'altra direzione perché mi piace andare per strade secondarie per vedere cosa mi perderei. Sembra nulla. Ah, quindi dovevo scendere per forza perché. Ok, devo prenderlo al balzo. Ah, caspita. Non è facile. Da qui non c'è soluzione, vero?
Altrimenti mi sa che mi devo calare con uno solo. Vediamo, ci riprovo. Perché c'è? Sì, perché c'è questo albero che fa quella piega strana per tenerti lontano dal nodo. Quindi allora ci devo andare con un doppio e dondolarmi così. Esatto. E adesso vabbè, salgo prima uno e l'altro me lo tiro. No. Così, perfetto. Sto diventando meglio di Spider-Man. Non cadiamo ora. Ok. Mamma mia, se cadevo là dovevo rifare tutto. È andato lassù. Ma queste cose mi insospettiscono. Ah, i due bambini, i due bambini. Vediamo che fanno. Niente, scappano. Va bene. Un giorno spero ci diranno il motivo. E soprattutto che scappano, va bene. Ma noi perché li stiamo seguendo? Che ce frega? Cosa sono questi bambini per noi gomitoli? Una volta che l'ho portato qua. Se io lo portassi ancora più avanti, il tronco girerebbe verso destra e coso cadrebbe di nuovo. Quindi facciamo che tengo lui qua. Esatto, mi volevi fregare. Mi volevi fregare, perfetto. Per me, fino a quando non ci sono i moscerini e paludi. Per un attimo mi sono sembrati uno stormo di tacchini. Ho avuto paura. Ok, mi sa che quel coso lo devo fare rotolare. In un posto del genere nel primo capitolo ci sono morto. Allora, se io lo tiro, muoio. Quindi, come faccio? Niente, devo fare forse una cosa, una sveltina. Ok ragazzi, non fatelo a casa. Allora. Niente sveltina. No, io non volevo. Scusa, ma se io lo tocco soltanto. No. Se facessi un nodo? Perché quel cretino resta lì se faccio il nodo? Non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto bene. Questo non mi serve più. Ok, sì.
Musichetta sempre ben riuscita. E mi ricordano. Questa mi ricorda Final Fantasy VII. Tipo Cosmo Canyon, ci assomiglia un po'. E allora, aspetta. C'è quel buco lì, se non riesco a raggiungerlo. Non ci. Oh. Ok. E ora, perché sono venuto qua? Per andare in cima. E per passare all'altro lato no, non mi serviva perché il buco è aperto. Cioè il buco è aperto, vabbè. C'è qualcosa da questo lato. Non capisco. Vabbè, allora passo da sotto. Ok, devo passare dall'alto. Ok, sono un cretino. Era giusto in quel modo. Io sento sempre più odore di moscerini. Ai bambini. Che stanno facendo? A me non sembrano un maschio e una femmina da qua. Perché dico maschio e una femmina? Perché dai quadri, i quadretti dei. Cos'era una carpa? Un salmone. Perché dai quadretti degli uccellini che ci sono nel fuori, diciamo, nella selezione dei livelli. Là sono chiaramente un uccellino maschio e uno femmina. Ci arriva. Se non ci arriva, non ci arriva. Che devo fare? Anche se ne lasciassi uno qua. Ah, così sì. Cioè, devo superare quel coso. Come caspita faccio? Ah, infatti, ok. Questo è un pesce? Devo saltare sul pesce? Addio, gomitoli. Mamma mia. Come ci arrivo là sopra? Porca miseria, primi tacchini, ora i pesci. Ah, nuota. Sì. Allora, il primo lo usa come rimbalzino. E qua non l'ho capito. Ah, proprio così, diretto. Aspettiamolo. Aspetta, se viene di là però. Ma credo sia più cattivo del tacchino. Devo aspettare forse che mi dà il dorso.
E quando torna indietro... Follia. Ok. Segreto. Ah, non c'è più segreto. Da sotto? Da sott'acqua? Però ci va sott'acqua. Aspetta, se ne lasciassi uno appeso e ci andassi con l'altro. Ha funzionato! Ha funzionato! Però non lo piglio. Non lo piglio. Dai, che lo pigli, dai, che lo pigli. Non lo piglio. Niente. Altro modo. Perché è chiuso proprio? Da qui? No. Zumpappa. Zumpappa. Non lo so, non... mi ritiro il... Sì, mi ritiro il tronco. Però c'ero arrivato in un altro modo, cioè dovevi premiare la mia... Andiamo, luci. Mi sa di nuovo di pesce. Eccolo, eccolo. In questo gioco tutti gli animali sono super pericolosi. L'abbiamo ucciso. Abbiamo dato una palettata in testa. Ah no, dai, non è morto. Per un attimo ho visto i bambini dietro, ma non ho capito che hanno fatto. È stato velocissimo. Non sale di più, ok. Cosa ha tirato? Dai, l'ultimo enigma mi sa. Mi sa di... Allora, possiamo fare un ponte. Questo se lo spostiamo non ci otteniamo nulla. Allora mi sa di... Su questo non possiamo muoverlo, fare nulla. No. Allora mi sa proprio di ponte. Così. Ok. Quindi uno lo lascio qua e con l'altro gli tiro il mattone. Prendo il trucco di Willy il coyote. Ok. Dove siamo?
Perché si è gonfiato il pavimento? Aspetta, non mi basta per fare. Ok. Abbiamo un solo punto. Ah, si è aperto un altro. Per fare che? Dove devo andare io in tutto ciò? Ah, a destra. Quindi, nodo. Nodo. Perché sono salito da dietro? Non c'era motivo. Oh sì, no, aspetta. Ma non ci arriva. Sti ponti hanno meno utilità del primo capitolo. Anf. E allora, qui c'è un altro nodo che mi serve. Devo fare di nuovo lo stesso giochetto di prima. Devo fare di nuovo lo stesso giochetto di prima? Cioè farmi volare con la cosa? E quindi questo mattone dovrebbe cadere da lì sopra. E quindi dovrei fare un nodo qua. Un nodo qua. Ma non si può fare. A meno che questo coso non si incastri qua. Sì. Ok. Si incastra. E quindi adesso facciamo nodo qua. Ah, guarda, un nodo bicolors. Va bene. E allora. Ci riprovo un'altra volta. No, ok. E quindi. Io lo posso posizionare qua. No, perché? Da qui deve andare. Ok. No. Mi sto confondendo. Allora, questo deve stare fermo qua. Tu ti metti qua. Io mi tengo pronto. E tu. Perfetto. Sta cosa? Un cigno morto. Ok. David Gnomo. Ok, questo
livello è finito pure. E anche stavolta scopriremo qualcosa domani. Perché anche qua non abbiamo avuto nessun dettaglio in più se non rivedere ancora i bambini che scappavano da qualcuno. Boh, non lo so, sta diventando ridondante questa cosa. Sono già 3 livelli che non ci danno dei dettagli. La situazione è chiara, sì, ma cioè, più che altro non ci dicono nulla. I quadretti adesso saranno sempre gli uccellini che scappano in tutte le forme possibili. E ci hanno aperto la presa d'aria, perfetto. Ok, si è aperta un po' di roba. Vediamo i quadretti. Ok, uccellini che scappano verso la libertà. Quello giallo sembra pure abbastanza soddisfatto, come se le loro pene fossero finite, tipo. Questo non ci dice nulla se non che anche le trote nascoste nel buio tramano qualcosa. Sto un uccellaccio. Boh. Ah, là sotto ci sono gli uccellini che annegano. In fondo. Boh, non si capisce. Scappano. 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 Catturati. Qua sono stati catturati per forza. Dov'è? Qua. Qua sono stati catturati. E fuggiti, quindi da qualcuno, un rapimento, quindi che siano stati rapiti questi due bambini e finalmente liberi. Infatti alla fine finisce che sono accanto, che guardano un po' tipo il panorama, sembrano riusciti a fuggire. Boh, chi sono, da chi, per cosa, che è successo, lo scopriremo nelle prossime puntate.